A marzo ho fatto una residenza qui al Santa Maria della Scala e con Enzo Cortonesi siamo andati a visitare tutti gli spazi più o meno ristrutturati per andare a cercare delle storie che potessero raccontare sinteticamente il Santa Maria della Scala. Qui, d'altronde, nel pellegrinaggio è stata esposta la salma di Italo Calvino. Per cui questa è stata la tavoletta centrale del progetto. Questa morte viene raccontata da citati, da cui ho preso spunto per riuscire a realizzare i vari personaggi che rientrano nella tavoletta e sono riuscito anche a realizzare una parte del pellegrinaggio. La seconda tavoletta parla di Icilio Federico Ioni, che sta contattando un suo falso con Bernard Berenson. E questo personaggio mi ha incuriosito anche tantissimo, sia perché è appunto uno di quei pittori trasversali, e il suo nomignolo, Picap, mi ha fatto pensare. La terza tavoletta è dedicata a Enzo Cortonesi, che è stata la mia guida e che effettivamente è stato quello che ha realizzato l'ultimo atto della storia dell'ospedale, perché è lui che ha staccato la targa H nella porta principale di Santa Maria della Scala.